Benvenuti in un nuovo video e vi rubo veramente pochissimi minuti per dirvi pochissime cose. Oggi sono qui per farvi vedere due ricette, una ricetta salata e la seconda ricetta che è dolce. Nella prima ricetta andremo a fare una focaccia alla zucca, me l'avete chiesto in tantissimi e quindi facci vedere la focaccia alla zucca di tua madre e quindi vi ho fatto direttamente la videoricetta. Abbiamo fatto due tipi di impasti, una focaccia con la zucca e una focaccia semplice con vari topping che poi vedrete. Quindi spero che questa ricetta vi sia piaciuta e niente, quindi io vi lascio al video. Allora, prima di iniziare con la preparazione che è molto semplice, ma vi farò vedere lo stesso tutto nel dettaglio, iniziamo ad inizio ad elencare gli ingredienti. Ovviamente, come sempre in tutte le mie ricette, aprite l'info box perché oltre che adesso io vi dirò tutte le grammature e vi illustrerò tutto, aprite l'info box, perché trovate tutto scritto. Allora, abbiamo fatto 1 kg di farina 00. Questa qui è tipo quella indicata per pane, pizza, focaccia, però voi potete usare qualsiasi tipo di farina, un mix di farina, come volete voi, tanto alla fine tranquille che vi esce lo stesso. Quindi ne facciamo 1 kg, all'incirca escono 5-6 focacce, poi dopo vediamo perché a volte dipende anche da come le stendete, eccetera. Però oltre a farvi vedere quella lì con la zucca, dopo vi farò vedere anche che sarà lo stesso procedimento, però ve la facciamo vedere lo stesso, ci troviamo anche di una focaccia semplice senza la zucca. 20 grammi di questo panetto qui che è lievito di birra fresco che poi andiamo a sciogliere con acqua, che, acqua tiepida che dopo vi facciamo vedere, e un cucchiaino di zucchero. Poi 60 ml di olio extravergine d'oliva, 30 grammi di sì, zucchero, ciao Giulia, 30 grammi di sale. E questa qui, allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo tagliato a dadini la zucca, l'abbiamo cotta a vapore con un po' di cipolla e olio, ma voi raga potete cuocerla come volete. Poi una volta cotta l'abbiamo fatta raffreddare e poi l'abbiamo frullata e in totale sono 400 grammi di zucca. Mamma mia raga, non vedo l'ora. E quindi noi adesso iniziamo subito e vi facciamo ovviamente mamma con mamma e vi facciamo vedere la nostra preparazione. Poi ovviamente raga, 500, che prima mi sono dimenticata, 500 ml di acqua. Poi raga, voi mettete l'acqua comunque un po' alla volta perché comunque avete la zucca che è liquida, quindi vi regolate un po' ad occhio. Io vi dico 500, detto grammi, no, 500 ml, poi vi regolate anche voi ad occhio come facciamo. Noi come sempre utilizziamo l'impastatrice perché comunque per comodità, voi se ce l'avete usatela, che almeno subito fate, però voi se non ce l'avete potete farlo tranquillamente a mano come ai vecchi tempi. Però vi consiglio sempre di avere comunque qualche recipiente, qualcosa, perché comunque c'è la zucca e a mano non so come vi può venire, quindi niente, noi iniziamo subito. Allora, mamma qua sta facendo che con il lievito ha messo un po' di acqua calda, un cucchiaino di zucchero e adesso fa sciogliere il tutto e fa amalgamare il tutto. Ovviamente il primo step è quello lì della farina, infatti noi l'abbiamo messa direttamente qui dentro, così subito facciamo. Quindi primo step, farina. Secondo step, andiamo ad aggiungere la zucca. Voi fatela lavorare un bel po', e comunque vi volevo dire un'altra cosa, vedete, noi l'acqua non l'abbiamo aggiunta tutta perché comunque dovete regolarvi ad occhio, cioè io penso che ne abbiamo messo 300 ml/400 ml di acqua, quindi adesso vedete comunque non si è staccata del tutto ancora, quindi andiamo ad aggiungere giusto un altro po' di farina. E poi raga, proprio alla fine, alla fine, alla fine aggiungeremo il sale. Allora, prima di comunque di tirarla da qui, iniziare a lavorarla e poi fare un grande panetto e la facciamo crescere, deve riposare giusto 10 minuti così, almeno così si compatta ancora di più e poi dopo la andiamo a stendere. Thank you.
Adesso la copriamo con la pellicola, poi vabbè ci mettiamo sopra un panno per farla comunque lievitare, dopo vabbè aggiustiamo pure la pellicola giusto per farvi vedere e poi raga fino a quando non si raddoppia poi vi faccio vedere poi quello che andiamo a fare. Allora, ecco qui tutta la carrellata di tutti gli altri ingredienti che poi raga sono completamente la stessa cosa, solo che non c'è la zucca e abbiamo diviso le dosi perché facciamo 500 grammi di farina, allora vi faccio vedere però lo stesso. Allora, 15 grammi di sale, io dico sempre zucchero, ma non è zucchero, è sale, 15 grammi di sale, poi 30 ml di olio extravergine d'oliva, 10 grammi di questo panetto, sempre il panetto di birra fresca, abbiamo fatto 10 grammi, poi 500 grammi di farina 00. 300 ml di acqua e ovviamente il lievito lo andiamo sempre a sciogliere con acqua tiepida. Questa qui è acqua a temperatura ambiente, invece per sciogliere il lievito acqua tiepida con un cucchiaino di zucchero. Raga, panetto pronto. Adesso facciamo una bella pallina e lo lasciamo a riposare anche lui, anche questo nel suo contenitore con una pellicola sopra e un goccio di olio, eccolo qua, un goccio di olio e poi facciamo la X sulla croce sopra e lo lasciamo a lievitare. Faccio vedere anche come le andiamo a farcire sopra, però dopo, una volta che comunque le abbiamo farcite, devono riposare per un paio di ore, fino a quando poi non le andiamo a cuocere. Allora, queste qui sono quelle là con la zucca, e infatti ad alcune ci andiamo a mettere il fior di latte, abbiamo fatto tipo scaglie di zucca, tipo tagliata alla julienne. Sopra con ovviamente un filo d'olio, invece alcune, cioè tipo quest'altra qui per esempio, ci mettiamo il sale grosso con le olive verdi, queste qui, oh, senza nocciolo. Andiamo a condire con un po' di olio e del pepe bianco, eccolo qui, oh, e poi vabbè andiamo a mixare. Quanto riguarda queste qui, dopo le facciamo classiche, infatti vi risparmio il procedimento per poi chi le vuole, cioè a gusto personale, un po' di affettato dentro, infatti mettiamo solo un po' di sale grosso sopra, un po' di rosmarino oppure così normale. Quelle varianti che vi ho detto già di come le faremo, che poi raga vi faccio direttamente il risultato finale così da risparmiarvi, vabbè, una clip inutile. Allora, praticamente questa qui, mia mamma che vuole fare già una focaccia farcita all'interno. Allora ci sta andando a mettere cosa? Prova la dolce e poi il prosciutto cotto e poi mette questa sopra. Dopo che le abbiamo fatte tutte, comunque vanno a riposo prima di infornare, le facciamo riposare per un paio d'ore, poi stasera le inforniamo. Dopo nell'info box aprite che vi scrivo anche a quanti gradi e i minuti, raga, un po' ad occhio dovete andare. Quando vedete che comunque sono cotte e sono dorate, sono pronte. Di
dimenticato di dirvi, ovviamente sempre un filo d'olio, altrimenti ragazzi attacca tutto, non vi dimenticate il filo d'olio. Raga, prima focaccia sfornata, mamma mia, guardate qua. Questa qui è quella lì particolare con la zucca, però da come potete vedere è ripiena con quello che vi ho fatto vedere prima con provola e prosciutto cotto. Tra poco la facciamo un po' raffreddare e facciamo il taglio. Mamma mia, raga, secondo me questa è la fine del mondo. Invece con l'impasto, quello lì normale, quello bianco senza zucca, abbiamo fatto una classica, eccola qui, con il sale rosa. Comunque, raga, sale doppio, eh. E poi qua abbiamo fatto tipo una margherita a focaccia, ma raga, mamma mia, è super morbida. Quindi è buono pure da come ha detto mamma prima di fare, invece di fare il procedimento della pizza, fare proprio il procedimento della focaccia perché viene super morbida. Stessa cosa, questa abbiamo messo il fior di latte e il pomodoro. Gnammi. La seconda ricetta dolce invece che andremo a fare è la torta pan di stelle che tutti i bimbi amano e si sa, non solo i bimbi amano quel tipo di dolce, ma anche i grandi, ammettetelo. E quindi, raga, vi farò vedere il procedimento, come noi la facciamo ed è molto semplice da fare, con pochissimi ingredienti e ci vuole veramente poco tempo per farla. E niente, quindi io spero che anche la seconda ricetta dolce vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video, ma soprattutto vi lascio alla ricetta. Serviranno veramente pochissimi ingredienti. Io vado a prendere il cacao, questo qui è cacao zuccherato, ma voi potete usare anche tipo il Nesquik se ce l'avete, un cacao amaro come volete, però noi usiamo questo qui zuccherato, che poi adesso dopo vado ad aggiungerci il latte perché sarà la nostra bagna per io. Pan di stelle, eccolo qui con i pan di stelle, poi ovviamente la Nutella non può mai mancare e raga, noi con le dosi andiamo ad occhio, specialmente la Nutella non andiamo a pesare, quindi non so quanti strati faremo, penso 3 strati. E prendiamo questo rodo a cerniera, con sotto dove vi faccio vedere utilizziamo il piattino e lo facciamo stesso nel piattino che c'è sotto, così perché visto che è un cerchio rotondo andiamo, siamo tranquilli con i pan di stelle, almeno ci viene una torta decente. E andiamo ad utilizzare la panna per dolci, questo qua tutto il vasetto che è da 200, da 500 ml, eccolo qui. Comunque noi andiamo a fare direttamente a comporre la nostra torta pan di stella, però raga voi potete farla anche tipo che ne so nel rotacerniera come vi ho fatto vedere prima, vi ho dato un'altra idea, però vi faccio vedere anche noi cosa andiamo a fare. Allora, noi abbiamo questi qua che sono i contenitori per trasportare le torte, andiamo a utilizzare il rotacerniera di prima, così poi che facciamo? Andiamo giusto per fare la base qua dentro, lavoriamo la nostra torta qua, facciamo la base e tutto, poi dopo l'apriamo e le rimaniamo qua dentro. Quindi ci serve solo la base, però voi potete farlo anche nell'altro modo che vi ho detto. Quindi inizierei a fare la nostra torta pan di stelle.
Ovviamente la panna va montata, adesso abbiamo tutto quello che ci serve, possiamo iniziare a fare la torta. Allora, la prima cosa da fare è aprire ovviamente il pacco di pan di stelle. Allora, vi faccio vedere il primo step da fare. Prendere un pan di stelle, eccolo qui, che si sono rimpiccioliti, più mi faccio grande più li vedo rimpiccioliti sti cosi. Vado ad intingerli nel nostro latte con il cacao, non molto ragazzo, mentre si spugno, e poi lo metto qui nel ruoto in questo modo e continuo così fino a quando non ho fatto una bella base, quindi un belletto. Ovviamente si dovranno andare a riempire anche questi buchetti gialli che vedete, tutto raga deve farsi tutto biscotto, non si devono più vedere le parti gialle, quindi continuo. Ragazzi, come potete vedere, sono stati ricoperti tutti i buchetti. Adesso il compito di mettere la Nutella passa nelle mani di mamma, perché io non ci riesco mai. Infatti, la Nutella è compito di mamma, poi noi metteremo la panna. Mamma ha concluso il suo lavoro, ritornerà dopo. Adesso andiamo a fare la parte più divertente, che io adoro mettere la panna. Poi raga, comunque pensate che sopra andrà tutta decorata, quindi chi se ne frega se si vedono un po' di spazi così, oh. Una volta coperta, nessuno se ne accorgerà. Ok, e la nostra torta è pronta, eccola qui. Adesso va in frigo e noi ci vediamo direttamente domani mattina per il nostro bellissimo topping. Allora, eccoci qua, questa è la parte più bella e più rilassante del momento del dolce, che sarebbe la decorazione. Allora, io vado a decorarle con i pan di stelle, che poi vi farò vedere, le metteremo tutti lungo il bordo lì, e poi ovviamente le attaccheremo con la Nutella, però ragazzi, se voi avete la panna, che vi è avanzata la panna, usate anche la panna. Io ho visto che a me la panna ieri, da come avete potuto vedere, non è avanzata. Sì, io non sto facendo un macello, non è avanzata, quindi le vado ad incollare con la Nutella e poi andrò ad utilizzare i Reese's, che sarà la guarnizione sopra, e poi vi farò vedere i Reese's. Potete usare, anche se non avete tutte queste cose, usate io gli M&M's. Vado ad utilizzare anche questi qui, oh. Io ho questi qui disponibili in casa, che sono della Prozis. Eccole qui. Ecco qui, tutti gli Smarties, iniziamo! Ok, adesso arriva la parte più bella, quindi dobbiamo guarnirla sopra. Allora, cosa faccio? Fatemi vedere se vedete bene. Allora, vado a mettere al centro un pan di stelle, così da regolarci. Eccolo qua. Adesso andiamo a prendere i biscotti e li andiamo a sbriciolare. Facciamo tipo delle linee. E poi andiamo a mettere un altro pan di stella qui.
pan di stelle, scusatemi qui. Ne mettiamo un altro qua. E con la mano pulita prendete gli Smarties e li posizionate qua.